La Casarotta, che già il nome è una figata, perché ovviamente si tratta di due abitazioni, però in principale una che si trova nella Bassa Langa, quindi in Piemonte, e ha l'idea di appunto questa abitazione che è un cascinale che viene ristrutturato tutto in bioedilizia, per cui ad esempio probabilmente è stato isolato con dei bottiglie di vetro vuote, piuttosto che tutto l'intorno è poi fatto di paglia e fango, eccetera, e quindi adesso è in costruzione. Però la parola rotta nel nome sta proprio a indicare anche una nuova rotta, quindi questo è proprio il senso di tutto questo progetto, che è quello di far incontrare le tradizioni, le conoscenze più o meno antiche sotto ogni ambito e far incontrare con le persone attuali del presente per tracciare nuove rotte su vari aspetti. Quindi c'è l'aspetto della crescita personale, magari attraverso i corsi che tengo io di yoga e di coaching in quanto happiness coach, piuttosto che agricoltura, piuttosto che anche costruzioni di forni in terra cruda, sono bellissimi, funzionano. E, mi sentite? Dove siete arrivati? All'inizio. Ok. Allora si chiama un progetto che si chiama La Casarotta. E il senso del progetto è quello di creare nuove rotte, no? Una nuova rotta in tutti i vari ambiti della vita. Ci sono diversi personaggi che con le loro esperienze condividono la loro professionalità per tracciare queste nuove rotte, coniugando conoscenze antiche con le nuove conoscenze attuali. E nel progetto ci sono 6 persone, più vari supporter che girano appunto nell'associazione e partecipano alle varie attività che facciamo, che servono per autofinanziarsi. Recentemente è stato introdotto anche un progetto proprio puramente agricolo che ha preso il nome di Le Nuove Rotte ed è tutto, sono 8 ettari coltivati in biodinamica e abbiamo legumi, cereali antichi, un po' di frutteto e tanta bella gioia da mettere in tutto quello che facciamo. È un progetto comunque aperto ancora oggi, diciamo è appunto in fase molto di costruzione, perché queste due cascine sono grandi, stiamo ristrutturando, ospitiamo tantissimi woofer e poi abbiamo la fortuna di vivere in questa località che è vicina a Bra, anzi a Pollenzo, dove c'è l'università di Slow Food, infatti ho visto la borsa in mente, quindi sono questi ragazzi che studiano proprio cibo, alimentazione, una coscienza proprio sull'alimentazione, per cui spesso partecipano anche ai nostri workshop, c'è molto molto potenziale e vi aspettiamo tante care cose. Ciao.